Finalmente ragazzi, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ho trovato la seconda schiavona. Finalmente ragazzi, finalmente. E ho farmato veramente da tanto tempo in questa zona, come nella scorsa puntata dove abbiamo ottenuto per l'appunto la schiavona, no? E allora ho detto perché non tentare di prenderne un'altra? Così finalmente oggi potrò fare l'arma semifinale. Potrò fare l'arma semifinale. Vabbè, sì, ciao. Vabbè. Sei handicappato. Aldo Biscardi, sì. Ma se è handicappato il tizio, non è colpa mia. Comunque, finalmente possiamo andarci a craftare la spada runica. Ovvero, non è l'arma più forte del gioco, ma è l'arma più potente tra le spade a due mani. E quindi direi che ci sta. Tanta roba. Finalmente posso avere una potenza di fuoco ancora più alta. Ovviamente dovrei incastonare delle gemme migliori, però per il momento non le posso trovare. Le gemme migliori si troveranno in futuro, quindi per il momento mi devo accontentare di questa spada. Ho nel frattempo craftato anche la grande mazza finale, o per meglio dire il Destroyer, con attacco forza addirittura 54. Le affinità non sono un granché, però diciamo che come arma finale non è assolutamente malvagia. A questo punto fondiamo. Una delle schiavone che possediamo con una delle katane che possediamo per ottenere una esecutrice. A questo punto fondiamo la nostra esecutrice, anzi, uniamo la nostra dov'è? La nostra schiavona con la nostra esecutrice. Ah no, scusatemi, ho fatto un attimo di confusione. Esecutrice con la katana per ottenere la claymore, esatto. E infine uniamo la schiavona con la claymore per ottenere la seconda spada bastarda. A questo punto fondiamo le due spade bastarde per ottenere la seconda Nodaci. E a questo punto finalmente possiamo unire la nostra Nodaci con la seconda Nodaci per ottenere finalmente spada runica. La spada a due mani più forte di tutto il gioco, a parte ovviamente la Holy Wind, che sarebbe l'Excalibur, ma quella si ottiene a parte. Quindi uniamo la nostra spada runica con ovviamente l'impugnatura, direi side ring, che non è male, e incastoniamo le gemme di Braveheart. E qual era l'altra che si poteva piazzare? Ecco, accresce, no, accresce la resistenza ai magici. No, voglio mettere quella con affinità alla luce. Ecco, accresce di poco l'affinità alla luce. Così siamo più forti anche contro, diciamo, i mostri di tipo non morti. Perfetto. Quello che voglio fare adesso, però, è vedere se nel baule possiedo dei sì, controllo lo scrigno. Voglio vedere se possiedo dei manici per la spada che magari siano un po' più forti. Rimuovi un oggetto dallo scrigno. Sì, ecco. Allora, fatemi vedere un poco. Impugnatura con guardia metallica. Impugnatura con guardia incrociata. Metallica. Incrociata. 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 Impugnatura con lama per contrattaccare con due anelli di protezione. Questa con ogni
Queste si possono mettere addirittura. Aspetta, allora, Power Palm la voglio prendere. E mi prendo i Power Palm, me li prendo. Vabbè, due sono più che sufficienti. Perché da quello che ho capito, qua posso mettere addirittura tre gemme. Quindi è una, diciamo, delle impugnature migliori del gioco. Non eccelsa come l'impugnatura che prenderemo più avanti, però. È già qualcosa, quindi avere già a disposizione una spada runica. E qua ancora vi ricordo che non ho finito il gioco perché ho caricato il salvataggio prima. Quindi finiremo il gioco con una bella chicca. Allora, disassembla la mia spada runica. Sì, e adesso assembla spada runica con. Ecco il Power Palm, che è addirittura più forte di tutti. Certo, questo è un po'. Il sidering è un po' più equilibrato. Però il Power Palm, come potete vedere, mi dà la possibilità di utilizzare tre gemme. E utilizzare tre gemme, direi che è tanta roba. Poi utilizziamo la perla d'angelo, Dark Queen. Queste tutte sono scudo. Cresce il potere. Adorare intrisa del potere oscuro di Talos, accresce il potere degli attacchi diretti. Ma la chita artificiale col nome di un creato dagli antichi. Forza meno 3, intelligenza. Questa addirittura intelligenza 4. Vabbè, ma a me intelligenza non mi serve. Io vorrei qualcosa che per accrescere la forza. Che poi di per sé. La forza non viene. Non aumenta di tantissimo con nessuna gemma. Quindi alla fine potrei benissimo utilizzare. Questo sono scudo. Cresce di poco l'affinità con l'aria. Accresce la resistenza ai malvagi. Potrei utilizzare questa. Però malvagi non mi interessa più di tanto. Questo sono scudo all'aria. Da piazzare sono scudo. Questo con le bestie. Questa con la luce già l'ho messa. Accresce di poco l'affinità all'oscurità. No, questa no. Ecco, accresce la possibilità di attacchi diretti. Vabbè, per ora mettiamo questo. Ci siamo. E adesso finalmente possiamo equipaggiare la nostra spada runica. Che come potete vedere è abbastanza figa. A questo punto continuiamo l'esplorazione dell'altro dungeon, quello che abbiamo sbloccato appunto con l'altro sigillo. Quindi andiamo avanti. Vediamo fino a dove possiamo arrivare diciamo fino a dove possiamo arrivare senza New Game Plus. Il resto poi purtroppo sarà solo con New Game Plus. Quindi utilizzato il sigillo Calmia. Entriamo in questa sezione nuova. Non vorrei che qua i mostri siano troppo forti. Ecco, prova a tempo. Stanza 1, Minotauro. Ah, qua ci sono le prove a tempo. Ah, mi ricordo. Non sono dei dungeon, sono le prove a tempo. Guardate quanto tolgo. Vabbè, sì che lui comunque è il Minotauro, quindi. Diciamo che è debole. Però, vedete, in due colpi già one shottato. Vero, qua adesso ci sono tutte le prove a tempo. Dove praticamente si affrontano i boss del gioco, fondamentalmente. E non so però se si ottiene qualcosa. Cioè, forse si ottiene. Record eccellente. No, non si ottiene più niente. Esatto, praticamente si ritorna indietro. Qui ho utilizzato il sigillo Colombina. Dove c'è il drago, seconda prova a tempo. Fatto. 77 millesimi di secondo. E adesso anche qua
Si ritorna indietro, giusto? Sì, esatto. Quindi, sì, effettivamente queste qua sono tutte le prove. Qui dove si andava? No, qui si andava da un'altra parte, non c'entra. Aspettate un secondo perché mi sono confuso. Questa è la Vergine di Ferro, sì, la Vergine di Ferro S1. Qua ci vuole la chiave d'acciaio e purtroppo queste chiavi d'acciaio si otterranno nel New Game Plus, perché vi ricordo che con il New Game Plus si potranno ottenere altre chiavi che serviranno appunto per sbloccare non solo queste altre sale prove a tempo, ma serviranno soprattutto per sbloccare questa porta qui che adesso vi faccio vedere. No, ancora più avanti. No, forse non era più avanti, era qua. No, questo è il sigillo. Questo è il sigillo pure. No, ci dovrebbe essere una porta che si apre senza sigillo, ma con la chiave. Ed è una di queste porte, che ora non mi sto assolutamente ricordando. Almeno non vorrei fare confusione, no, perché qua comunque le posso aprire. Forse era questa? Esatto, qui praticamente bisogna aprire con la chiave d'oro. E qui ovviamente l'apertura della chiave d'oro implica il New Game Plus. Implicando il New Game Plus sappiamo benissimo che purtroppo per noi, perché purtroppo per noi, dobbiamo rifare il gioco da capo. E rifare il gioco da capo vi posso assicurare che non è una passeggiata, quindi non so se magari lo farò per conto mio e poi farò uscire dei video dove raggiungerò questa zona col New Game Plus, anche se a dire la verità un po' mi scoccia perché vorrei lavorare su altri progetti, però dato che sto facendo qualcosa di Vagrant Story completo, voglio effettivamente diciamo portarvi un contenuto. Portarvi un contenuto. Comunque, dato che adesso per il momento non possiamo fare più niente, adesso ne approfitto per utilizzare tutti i grimori e tutti gli oggetti che non ho utilizzato, e dopodiché andremo ad affrontare il boss finale con questo nuovo equipaggiamento. Dopodiché salveremo nel New Game Plus, staccherò la puntata, ovviamente, e poi ci rivedremo con un'altra puntata dove magari farò qualcos'altro. Sicuramente vi farò vedere dove utilizzare il patto di sangue, dato che comunque sbloccheremo anche la chiave patto di sangue, che sarebbe la Crux inversa, dove ci sono veramente tante porte da aprire, e poi vi farò vedere anche ciò che ci sarà dopo. Quindi, non so se effettivamente questa puntata possa essere considerata puntata, perché credo che sia durata pochissimo, però ci tenevo comunque a fare ordine. E dato che devo fare ordine, adesso andiamo a sconfiggere il boss finale e poi ci salutiamo. Eccoci qui, ragazzi, siamo pronti. Possiamo raggiungere la fase finale del gioco e rivedere il tutto con occhi diversi, ma saltiamo la scena, è inutile, noi già sappiamo benissimo che cosa ci aspetta, lo abbiamo già visto. Saltiamo anche questa scena. Ecco, eccoci qui. Allora, utilizziamo subito forza su. E mi faccio anche una bella prostasia. E adesso affrontiamo il nostro avversario. Beh, come potete vedere, i danni sono sempre belli alti. Paralisi incoming. No, io ho gli oggetti che curano dalla paralisi.
se non ricordo male, vediamo. Eccolo. Non ho bisogno di utilizzare magia. Ho tolto ovviamente tutti tutti gli oggetti inutili. Olè, il primo è andato down. Tra l'altro, la spada che possiede lui in mano, vedete questa spada, che sarebbe la rappresentazione del patto di sangue, in realtà non è altro che l'Excalibur. E si potrà ottenere nel gioco, soltanto però nel New Game Plus. Quindi saltiamo il filmato, che tanto qua già sappiamo benissimo che cosa succede. Non credo ci sia bisogno di rivedersi tutto il malloppone del video che già abbiamo visto. E qui adesso dobbiamo affrontare la parte finale. Eccoci qua. Parte finale che è abbastanza infima, perché devo pregare. Devo assolutamente pregare che non faccia patto di sangue. Allora, curiamoci immediatamente. Ok, così adesso ho tutti gli HP. Benissimo, fa apocalisse. Mi ha fatto un bel po' di danno. Ok, però come potete vedere, adesso i miei danni qui sono molto più alti rispetto a prima. Vedete? Addirittura faccio 46 punti danno ogni colpo. L'unico problema è che sto finendo gli HP, quindi vediamo se lo colpisco. È mancato. Immaginavo. No, mancato ancora. E niente, qui non lo posso beccare più. Per cui ne approfitto. Mi curo ancora. Guardate quanto riesce a curare con questa spada. Addirittura 163, 150. Cioè, con due colpi praticamente sono fullato di nuovo. Bene, Apocalisse di nuovo. Troppo veloce. Ma che? Ma non me lo fa attaccare? Perché non me lo fa attaccare? Cioè, non l'ho capito questa cosa. Allora, dov'è pozione? No. Riduce il rischio a 0, no, questo 25, no. Ecco, pozione del mana. E devo anche abbassare il rischio. Allora, Apocalisse di nuovo.
Qua già diciamo che facciamo un po' più di danno. Sconfitto. Yes. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo nuovamente finito Vagrant Story, però questa volta cominceremo il New Game Plus con un equipaggiamento eccezionale. Perderemo purtroppo tutti gli oggetti che abbiamo adesso addosso, quindi le pozioni del mana, tutti questi oggetti che sarebbero stati veramente utili, purtroppo li dobbiamo perdere, però l'equipaggiamento e tutti quelli che ho depositato all'interno del mio scrigno sono salvati. Per cui direi tanta roba. Vabbè, qui già sono tutte cose che già conosciamo, tutte cose che già sappiamo. Non mi interessa effettivamente rivedermi tutto il finale perché ce lo siamo già visti e goduto nelle puntate scorse. Quindi andiamo subito veloci a salvare nel New Game Plus, nello stesso salvataggio che avevo fatto prima. E lì adesso comincerò, per conto mio, ovviamente, tutta l'avventura del New Game Plus. E vi farò vedere poi soltanto le cose, magari quelle piccole chicche. Che vi faccio vedere così, giusto per mappa esplorata 80, giustamente. Ok, e adesso finalmente, ovviamente è cambiato anche il titolo avendo esplorato più mappa. Adesso invece, esatto, dobbiamo risalvare nello stesso punto dove avevo salvato la scorsa volta del New Game, per il New Game Plus. Che vediamo se era qui. No, era qui nella memory card 2. Faccio lo stesso salvataggio. Eccolo qua. Faccio lo stesso salvataggio, però questa volta con statistiche migliori. Come potete vedere, lì si vede il simbolo del patto di sangue. E quel simbolo ci permette, cioè quel simbolo in realtà è una chiave e ci permette di aprire delle porte nascoste all'interno del gioco, che vi farò vedere ovviamente man mano che andrò avanti con la storia. Quindi ragazzi, direi che per il momento possa essere tutto. Io vi ringrazio per aver visto fino a questa parte del mio cammino di Vagrant Story. Carichiamo la partita, la carichiamo insieme, giusto per farvi vedere, rivedere anzi, ciò che succede una volta completato il gioco. Tra l'altro, il gioco può essere completato infinite volte, tant'è che io su internet ho trovato salvataggi di persone che l'hanno finito 30-40 volte, cioè una cosa a dir poco incredibile, con statistiche assurde, quindi HP a 999, MP a 999, eccetera, eccetera. Quindi tutte caratteristiche assurde che ovviamente si ottengono giocando più volte il titolo e ottenendo più pozioni alla volta che aumentino gli HP, più pozioni che aumentano gli MP, eccetera, eccetera. Quindi sono delle caratteristiche che si possono ottenere, però veramente facendo tanti 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 gameplay. Eccoci qua, come potete vedere, ritorniamo nei panni del nostro agente Riot, che però, come potete vedere, possiede già tutti gli equipaggiamenti di prima. Gli oggetti purtroppo non ci sono più, ma io li ho conservati nel baule apposta, alcuni, almeno i grimori, le pozioni e tutto il resto li utilizzerò, li ritroverò più avanti, quindi non mi interessa più di tanto, e quindi io mi metto subito all'opera andando avanti un pochino nella storia, poi vediamo un pochino che cosa faccio. Per il momento penso che possa essere tutto. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.